amore so morto, invece Carlo Polci è qui con noi per spiegarci questa passione per la maratona. Cioè, tanto quello lì è un momento che secondo me ho voluto proprio iniziare da quello, perché sono 15 secondi che sono il compendio di 42 km. Assolutamente. Guarda, l'amore per la maratona è una cosa, la maratona di New York è un'altra. Io ho riscoperto la passione di andare a correre un paio di anni fa, come molti sanno di quelli che mi conoscono, seguendo la mia figliola che fa delle corse un po' più impegnative di una maratona, lei arriva a chilometraggi nettamente superiori. Poi tanti anni fa, addirittura in viaggio di nozze, avevo conosciuto New York e la sua maratona e mi era rimasta nel cuore. Avevo pensato di poterla fare, ci sono riuscito, è stata una grandissima soddisfazione. Nel filmato si vede un momento difficile, lì mancavano circa 700 metri al traguardo e io erano almeno 6-7 chilometri che stavo soffrendo le pene dell'inferno, perché New York non perdona, ha un percorso secondo il mio giudizio molto difficile e nell'ultima parte veramente è molto molto impegnativo. Quando vedi un volto amico, quando vedi una persona di casa, ti si allarga il cuore e le energie rinascono misteriosamente, però sei anche talmente tanto stanco che non puoi bleffare, quindi nel salutarla gli ho detto l'unica cosa che in quel momento avevo in testa, cioè che non avevo più nessuna benzina possibile da spendere, anche se il traguardo oramai era piuttosto vicino. Nel tuo articolo, che i nostri, chi ci guarda può andare a cercare su Arezzo Web, l'hai scritto proprio tu di tuo pugno, e ci sono le tue sensazioni, un po' la storia di questi 42 chilometri che nascono, come hai detto giustamente, circa 2 anni fa. Ma non sono soltanto 42 chilometri, ma sono anche 30 chili meno, cioè una forza di volontà, una voglia. Sei partito dicendo: io voglio fare la maratona di New York. Sì, l'idea era questa. I 30 chili in meno, che non sono frutto né di una malattia né del fatto che mi sono sciupato, come qualche amico mi ha chiesto, ma solo della consapevolezza che a un certo punto bisogna darsi un regime di vita, sono stati assolutamente fondamentali. Io avevo sfondato i 110 kg e non era assolutamente il caso, neanche per la salute, di mantenere quel peso. Ho ritrovato questa passione, non ho dovuto fare grandissimi sacrifici, anche se un regime alimentare l'ho onestamente seguito. Ho semplicemente avuto il piacere di riuscire a fare 2-3 allenamenti alla settimana con costanza e sotto la guida di un amico che comunque ha un pizzico di esperienza e che mi ha dato una tabella da seguire. Tutto qua. E poi la forza di volontà. Sul fatto del dimagrimento e del prendere certe decisioni, si arriva a una certa età, a un'età certa, come si dice quando si superano i 50 anni, come abbiamo fatto noi, nelle quali si prende consapevolezza anche del nostro fisico e si dice: cavolo, ma se io continuo così, anch'io ero arrivato vicino ai 110, ne ho persi un po' meno dei 30 tuoi, ne ho persi 20, chi è dall'altra parte della telecamera anche lui ha perso intorno ai 15 kg, cioè fra tutti e tre abbiamo perso una persona di sé normale. Esattamente. Però sono quelle cose. E poi dopo questa consapevolezza e poi fare la maratona, decidere di questo sforzo sovrumano, il primo schiantò, è vero, arrivato dopo 42 km fece in tempo soltanto a dare il messaggio. Esatto, sì, la maratona ha questo fascino, indubbiamente tutti la dichiarano la gara regina, c'è un noto aforisma che dice 30 km con le gambe, 10 km con la testa, 2 km con il cuore e 195 metri con le lacrime agli occhi. In effetti è esattamente tutto questo. La puoi preparare nei tuoi limiti. Io ho fatto 4:40, quindi chi fa le Olimpiadi ci mette poco più di 2 ore, per cui il mio è un tempo da amatore, da appassionato. Però la puoi preparare. Dobbiamo rimanere però a quei livelli. Assolutamente, assolutamente. No, ma non ho interesse a fare niente di che, ho fatto solo per dare la dimensione. La puoi preparare per un anno come ho fatto io, la puoi preparare con costanza, ma comunque quando sei lì dentro ti chiede un qualche cosa che non hai mai provato. Io ne avevo fatta già un'altra, ma questa è stata completamente differente. Poi New York è veramente New York. Non voglio fare uno spot elettorale dove gli americani sono principi, ma questa è veramente un'atmosfera
assoluta, ti godi tutta la città, e io aver avuto la fortuna di farla ad un'età dove sei in grado di assaporare, perché hai la maturità per farlo, me la sono goduta ancora di più. New York è fascinosa e il popolo di New York è fascinoso proprio per la sua maratona. Ecco, prima di iniziare questa registrazione appunto parlavamo della differenza, tu ti eri allenato facendo anche Pisa, qualche altra maratona, mini maratone eccetera, e tu dicevi proprio questa differenza tra le altre maratone e al di là del percorso e del chilometraggio, ma 42 chilometri fra due ali di folla pazzesche, che urlano, che non ti lasciano neppure il tempo di pensare, di stare solo con te stesso, è una cosa, questa è proprio la differenza della maratona di New York con le altre che si corrono nelle varie città. Sì, è una cultura sportiva che, non voglio essere polemico, però se penso alle proteste dei cittadini che non escono dalla Cadorna quando c'è la maratonina di Arezzo, se ricordo a Lucca dove la mezza maratona si corre lungo le mura alle proteste dei cittadini perché i vigili urbani avevano bloccato due semafori, comprendo le esigenze di ognuno, ma bisogna fare un salto di qualità. Una volta l'anno si può anche partecipare ad una gara popolare ed essere felici di questo. A New York l'hanno capito benissimo, i primi 20 km li fai nei quartieri residenziali, trovi migliaia e migliaia, e non esagero, veramente sono migliaia di bambini piccoli che stanno lungo il percorso e ti protendono la manina e vogliono il 5 e ti dicono una cosa che spesso io conosco l'inglese discretamente, ma insomma non ho neppure afferrato. E poi quando arrivi a Manhattan c'è veramente una quantità impensabile di persone che incitano tutti. Io sono arrivato intorno alla 28.000esima posizione su 50.000, quindi un po' nel mezzo, ancora non era molto che erano passati i primi, solamente un paio d'ore, la gente ce n'era quanto è passato il primo e è rimasta lì fino alla fine. È questa la bellezza, la grandezza. Tu puoi avere un pezzettino di banana, puoi avere un fazzolettino per detergerti il sudore da chiunque, perché chiunque partecipa con te, e se riesce a darti qualcosa si sente orgoglioso perché ha partecipato alla maratona di uno dei 60.000, il signor nessuno come Carlo Polci, ma per quella persona sei uno che la sta facendo. Ecco, questo secondo me è una cosa che ti rende consapevole di quello che fai. Io ho negli occhi la signora piuttosto anziana, sicuramente 10 anni più di me, che aveva un pacchetto di pezzetti di carta, di Scottex normalissimo, che lo protendeva ai corridori. Io ero abbastanza sudato, quindi l'ho preso al volo e lei mi ha detto thank you, lei ha ringraziato me, ero io che dovevo ringraziare lei, per cui è questa l'atmosfera, è capovolto proprio. È questa l'atmosfera incredibile, cioè è proprio questa partecipazione. Lei era lì da 3 ore, perché da quando è passato il primo, io sono passato circa 2 ore dopo, quindi c'è stata almeno 3 ore a aspettare che qualcuno prendesse un pezzettino della sua carta detergente per detergersi il sudore e avere la consapevolezza di aver partecipato anche lei alla maratona. È un fatto straordinario, secondo me, veramente straordinario. Un'altra cosa che mi ha colpito molto, tu hai detto più di 50.000 partecipanti, la partenza, perché si parte, mi dicevi, dal ponte di Verrazzano in una maniera che è particolare. Sì, gli americani anche su questo sanno fare le cose veramente in grande. Questo ponte da Verrazzano ha 2 strade, una sopra e una sotto, per cui sono 4 corsie, se ne occupa 3, in ogni corsia c'è un gruppo di atleti, dai migliori ai quelli un pochino meno bravi, e ci sono 4 partenze. Avviene l'ammassamento, quindi anche se c'è sempre un po' di vento, siamo tutto sommato in mezzo al mare, ci si riscalda l'uno con l'altro, ci stai un quarto d'ora a pensare che non sai nemmeno quali sono i pensieri che ti possono fare compagnia o dare fastidio. Poi c'è una cantante, chiaramente con una vocalità fantastica, che canta l'inno americano, poi un colpo di cannone, poi si parte e sei in mezzo al mare, sei in salita in mezzo al mare, in mezzo a questo ponte, e già lì ti rendi conto che sei all'interno di un qualche cosa di esoterico rispetto alle tue abitudini, perché sei fuori dai canoni tradizionali. In quel momento hai tanta birra in corpo, per cui ti diverti anche a correre, però sei in mezzo al mare in un ponte molto in salita, perché già lì si fa la prima selezione, e capisci che
è gioia pura. Quando hai finito il ponte inizia la fiumana di gente e da lì poi è un continuo di sensazioni, è un continuo di brividi. Però l'inno nazionale, il colpo di cannone, insomma, tutta una grande sacralità che rendono questa corsa speciale rispetto a tante altre. Qui siamo sul ponte della Verazzano, chilometro zero. Raccontami, non i 42 chilometri di cui abbiamo un po' già detto, gli ultimi 195-192 metri. Con le lacrime agli occhi, inevitabilmente. Guarda, mi fa emozionare anche ora. L'avevo sognata per decenni. Entri a Central Park, fai il primo pezzetto che è leggermente in curva, poi entri negli ultimi 195 metri, hai il traguardo davanti a te, quasi non viene voglia di tagliarlo, perché sai che quando l'hai tagliato è finita l'emozione, però ti prendono i brividi, la stanchezza è incredibile. Io sono arrivato, ho passato il traguardo, l'ultimo passo l'ho sacralizzato, ho visto la pedana dove toccandola si sarebbe fermato il tempo, l'ho guardata, ho iniziato a piangere, perché ho iniziato a piangere, e poi l'ho toccata, ho detto sì, è vero, ce l'ho fatta. Sei nel mezzo di tanta gente, tanti hanno la tua stessa identica sensazione, poi inizia lo show business, ti portano la medaglia, viene quello che ti fa la foto, la devi fare perché se no non ci sarà il ricordo, però la fai in trance. La fai in trance perché sei pieno di emozione, e finché non arriva il freddo, che arriva veloce perché ti freddi tutto il calore che avevi addosso perché ti sei fermato, e tira sempre quel benedetto vento che hai avuto in faccia per tutti i 42 km, finché non arriva il freddo a svegliarti sei in trance. L'emozione è fortissima perché anche dentro Central Park continua l'urlo della gente e la bravissima cronista, che io non ho assolutamente la più pallida idea di quale faccia abbia, chiama tutti i numeri dei pettorali che stanno arrivando, come De Zan faceva agli arrivi del Giro d'Italia quando arrivava il gruppo. È una cosa fantastica anche quella, un'emozione sull'emozione. Allora, con questa emozione non possiamo andare avanti, dobbiamo chiudere, perché più emozionante di così non poteva essere l'inizio e la fine. Grazie mille a Carlo Porci. Carlo, ci risentiremo anche per altre cose, soprattutto se tu dovessi fare un'altra maratona, vediamo di venire con te e fare un servizio noi con la macchina elettrica dietro di te. Ti garantisco che in questa città ce ne sono tantissimi molto più bravi di me, che meritano molto più di me. Vi ringrazio di cuore di avermi dato questa opportunità, lo rifaremo volentieri.